fucking bitch. Hey là ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte di Let's Play Pikmin 3, giorno 35. Nella scorsa parte abbiamo praticamente completato tutto il fiume tramonto. Infatti, come vedete, da ce ne mancavano 8, 9, tipo, no, ce ne mancavano 5, 6 e adesso ce ne manca solo uno. E in questa parte andiamo a prendere l'ultimo frutto che ci manca. Avete sentito bene, l'ultimo frutto. Potevo prenderlo benissimo nella scorsa parte se non avessi fatto crescere un po' i Pikmin, ma direi che alla fine va bene anche così. Più che altro mi dispiace un po' che ho fatto un po' troppe perdite, ma appunto, come ho già detto, non mi importa molto delle perdite a sto punto. E prendiamo i blu. Allora, andiamo a prendere l'ultimo frutto, poi facciamo crescere un po' tutti i tipi di Pikmin e boom. Allora, fatemi andare direttamente là. Porca vacca, nei macelli. Vai. Faccio andare automaticamente. Poi, vabbè, niente, prendo il frutto e taglio la parte e boom. Cioè, taglio fino a che non finisce la giornata. Questa parte credo che verrà una delle più corte. Credo che verrà una delle parti più corte, sì. Anche perché appunto non c'è nient'altro da fare. Ah, ma siamo già arrivati. Che cacchio, facile allora. C'è qualcuno qui? Oh sì che c'è qualcuno. Salve. Salve. La mela! Oh! La mela mancava, è vero! Come avete fatto a non pensare alla mela? Cavolo, è vero! Tra tutti i frutti che abbiamo preso la mela mancava. Però qui sopra cosa c'è? La mela, è vero! Cosa c'è là sopra? Ah, ci siamo già andati, vero? Immagino di sì. È vero! Tra tutti i frutti che abbiamo preso ci mancava la mela. Dai, forza. Andiamo. Siamo tutti, più che altro? Sì. Bene, abbiamo ripulito. Abbiamo ripulito il gioco, proprio. Qui ci sta un bel fuck yes. Non ci credo. Dove? Chi è che li ha attaccati? Non ditemi che è caduto. Nuova varietà di frutta arrivata. Sì, è arrivata la mela. Oh, è vero. Bene, allora ragazzi, non è durato un cacchio. Però mi dispiace, questa sarà una parte un po' più corta. Cacchio, è vero, non ho fatto la parte di un'ora. Vabbè, mi dispiace. Questo è... Non sapevo... È difficile fare la parte di un'ora qua. Non è magari come in Pikmin 2 che c'è il dungeon e tutto. Proprio qua è un giorno e buon finito. Mi dispiace, niente parte di un'ora per questa guida. Allora, siamo 314 blu, quindi abbiamo superato i 300. Voglio superarli con tutti adesso i 300, quindi vado a recuperare di tutto. Allora, io vado con tutto, vado così. 100 blu e prendo di tutto. Poi li fermo tutti qua alla base. Allora, tipo, abbiamo detto... tranne i blu e i rossi. Tutti i colori tranne i blu e i rossi. Quindi, roccia. Ok, vabbè, niente, io taglio, ci vediamo a fine giornata. Niente. Ho perso un Pikmin, sa, l'ho perso... Ah, forse... No, non è quello lì sotterrato.
Anche se è un giallo, poveraccio. E gialli mi sa che non sono arrivati a 300, sapete? Allora, credo che i rosa tutti sono arrivati a 3. Ah, era un blu, vabbè, ok, niente di che. Quel giallo rimarrà lì perché non spreco un'altra giornata. Tutti tranne i gialli dovrebbero aver superato i 300. Adesso non so, spero anche i gialli con tutti gli ultimi co cose che gli ho dato. Spero anche i gialli, non credo però. Tanto è arrivata la mela. Vai, vai, voglio vedere. Sgranocchina. Dai, dai, che è l'ultimo. E mo si scopre che ci sono altre 72 aree. No, non credo. Presi tutti i frutti. Yes! Abbiamo raccolto tutti i frutti che c'erano nelle aree a cui abbiamo accesso. Ora non ci resta che trovare la chiave di attivazione. Esatto. Abbiamo raccolto tutte le risorse che c'erano nelle zone che possiamo esplorare. D'ora in poi consumeremo ciò che abbiamo. Dobbiamo sbrigarci a trovare la chiave di attivazione e filare su Koppai. Sì. Nella prossima giornata, quindi. Potevo già finirla in 2 giorni, invece al posto che 4 in 2 lo finivo, tutto. Abbiamo ancora un cibo per un bel po'. Cacchio, 63 giorni, voglio anche vedere quanto cacchio mangi alla fine. Vediamo. Sì! Fuck yes! Tutti sopra i 300, anche i gialli, di uno poi. Sì! Yes! Quei quattro non so dove sono morti. Dove sono morti i quattro? Ah, alcuni contro i cosi, contro quei collettini. Vabbè. Pare che abbiamo raccolto tutte le risorse di cibo disponibili nelle aree che possiamo esplorare. A Koppai ci aspettano tutti. Si torna a casa e di corsa. Tuttavia, tuttavia non devo perdere la concentrazione e capire se abbiamo lasciato qualcosa di incompiuto su questo pianeta. Ah, dovevamo assolutamente recuperare la chiave di attivazione. Ma va? Allora, ragazzuoli, salvataggio in corso. Salvataggio completato, bene. Nella prossima parte andiamo contro il boss finale del gioco. Io intanto vi saluto. Noi ci vediamo alla prossima parte di Let's Play Pikmin 3. Qui da Lanulf è tutto. Ciao a tutti. Salta. Salta, salta. Vai. Dai, dai, dai!